Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Come ti chiami? Rossella Santoro, Marano di Napoli. Che lavoro fai? Titolare della caffetteria Bethlehem Café. Tuo motto? Fede e ragione. Rossella, grazie per averci accolto in un luogo che sembra è un bar, ma forse dal nome apprendiamo che è anche qualcosa di più. Questo nome nasce da un'intuizione di Stefania, che è la mia socia, e nasce nel 2004 quando San Giovanni Paolo II scrive il messaggio per la giornata dei giovani che avveniva a Colonia, poi vedrà presente Benedetto XVI e dovevamo ristrutturare il bar, si chiamava in una maniera diversa, Good Coffee, lo ereditavamo dalla sua famiglia in società. Decidemmo di ristrutturarlo e cambiare nome e lo chiamammo Bethlehem Café quando in questo messaggio San Giovanni Paolo II scrisse, il tema era siamo venuti per adorarlo e San Giovanni Paolo II scrisse a Bethlehem, casa del pane, giace il chicco di grano che se muore, se cadendo muore, vivrà. E quindi così abbiamo pensato casa del pane perché casa di tutti. E quindi in questa intuizione nasce una caffetteria a livello sociologico, ma anche un po' a livello ecclesiale e spirituale. Quindi... Sì, soffermiamoci sul primo aspetto, a livello sociologico, caffè letterario. Sì. Cosa si intende? In questo tempo in cui diciamo noi lo definiamo un po' della non cultura, nel nostro piccolo ci arroviamo il diritto di entrare in un aspetto anche sociologico e letterario, dove ogni giorno avviene, non avendo gioco, non avendo attività ludiche nel senso più stretto, dove il cliente diventa soggetto e non oggetto, lavoriamo in queste relazioni continuamente e in più abbiamo molte attività che nel corso dei nostri 15 anni di vita abbiamo operato, quindi attività di tipo letterario come presentazione di libri, come attività laboratoriali sia per adulti che per bambini, anche concerti di Natale, di preghiera, dove le persone insieme hanno potuto lavorare, hanno potuto stare insieme, hanno potuto relazionarsi, educarsi. Anche qui dallo sfondo vedo, no? Quindi che il cliente può venire, gustare un buon caffè, eventualmente
Leggere qualcosa, leggere o anche comprare. Acquistare. Sono le edizioni del Rinnovamento nello Spirito Santo che dal 2010 abbiamo insieme in comunione concordato di avere. Per un aspetto di evangelizzazione e anche di cristianizzazione della Ecco, storia. infatti, ecco l'altro aspetto, non soltanto un caffè letterario che potremmo già conoscere come concetto, ma un caffè letterario cristiano. Cristiano. Naturalmente abbiamo voluto anticipare il cristiano, anche se siamo credenti cattoliche, per unire questo aspetto e quindi essere per tutti un luogo di evangelizzazione, ma anche di respiro. Di radice cristiana, dove non è che diciamo tutti i giorni siamo cristiani, siamo credenti, ma cerchiamo di vivere da credenti e commercianti tutti i giorni. Quindi cristiano inteso come ispirato, se tu guardi il nostro bar, quindi le pareti, guardi anche la felpa, la Il divisa, look. guardi il tutto. Diventa un modo per cristianizzare, cioè a partire da questa nostra fede che nasce dall'esperienza comunitaria dell'amore di Dio in un gruppo comunitario di rinnovamento nello Spirito Santo, diviene poi missione. Questa esperienza di comunità forte diviene missione, diviene lavoro, diviene ordinario. E quindi cristianizzare ci si sforza, è una sfida. Non è sempre un risultato anche accettabile, alcune volte perché educarci ed educare al cristianesimo non è facile tutti i giorni, essere al passo con Gesù è difficile. Questa impronta cristiana, ecco, mi colpiva caffè letterario cristiano. Devo ammettere, un primo approccio, quando vi abbiamo trovati anche in rete, mi sono chiesto: cristiano saranno cattolici, quindi perché non cattolico? Poi, ecco, abbiamo letto il rinnovamento, vuole anche dire un dialogo, un'apertura alle altre chiese sorelle, alle altre culture. Ispirati al fatto che nell'ultimo convegno ecclesiale vissuto dalla Chiesa a Firenze, questo cristianesimo che diventa umanesimo, quindi non titolarità del cattolicesimo di cui siamo fieri e amiamo la Chiesa, sia io che Stefania, e quindi cristiano nell'accezione di dire uomo, come Gesù, di dire tutti, di dire a cercare, sforzarsi di amare e rispettare tutti, quindi per inglobare più tutte le realtà presenti sia sul territorio sia a livello religioso. In particolare spesso ci prendono per evangelici e quindi Esattamente. con tutto il rispetto per i nostri fratelli cari, amati, protestanti evangelici, però siamo amanti di questo cristianesimo che vuol dire avere incontrato il Signore Gesù Cristo. Prospettiva missionaria, un cristianesimo in uscita, quindi non in entrata, cosa voglio intendere? Non è un luogo solo per cristiani, penso sia un luogo un po' per tutti. A tal proposito, quindi ti chiedo, ecco, due domande in una. Seleziona questa impronta i giovani? Vengono in questo bar oppure alla fine l'impronta cristiana, caffè letterario cristiano, ti crea anche una distinzione e ti seleziona l'utenza? Non seleziona l'utenza perché il linguaggio cristiano è il linguaggio universale che parla a tutti e quindi non esclude, ma è inclusivo e quindi sono tutti qui protagonisti di questa fede, quindi tutti si sentono a casa. Noi spesso siamo sede di ragazzi, adolescenti anche, non solo giovani e più giovani, che aspettano le loro mamme in questo locale dopo aver fatto le loro attività o di danza o di sport. E quindi c'è un clima di fiducia, è casa, Betlemme è casa, e quindi è casa di tutti, come anche gli anziani si sentono a casa, come anche i giovani che vengono a fare aperitivo. Naturalmente ci sono delle scelte, il nostro bar non vive di superalcolici, non vive di slot, di gioco per scelta, perché il nostro cliente diventa soggetto e non oggetto del nostro lavoro e quindi diviene una selezione naturale di chi sa che qui non può venire ad ubriacarsi o non può venire a fare altro Giocare. e quindi qui c'è il soggetto. Che è la persona che abbiamo di fronte, giovani, anziani, mezza età, tutte famiglie. Quindi qui si sentono realmente tutti a casa, non esclude, ma naturalmente diviene comunque una selezione naturale anche per chi comunque non viene a comprare, ma viene a condividere la sua vita, le sue difficoltà in alcuni casi. Rossella, il rapporto
con la Chiesa. In particolare mi sembra di aver capito che comunque avete avuto anche un approccio con il progetto Policoro. Della Chiesa noi ci sentiamo figlie. Questa esperienza di incontro vivo col Signore Gesù Cristo, morto e risorto, ci insegna ad amare la Chiesa. E quindi figlie della Chiesa, e quindi mai slegate. E infatti noi, scrivendo anche un articolo per la diocesi di Aversa, ai 25 anni dalla morte di Don Peppe Diana, scriviamo proprio che Bethlehem Café, anche sulla scia di un suggerimento letto, è un locale a metà strada tra la Chiesa e la storia. E quindi abbiamo un rapporto da figlie, un rapporto legato in maniera evidente. Infatti qui abbiamo spesso accolto il Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, per fare il caffè col Vescovo, e abbiamo dei rapporti ecclesiali evidenti, perché spesso siamo sede di incontri di vari movimenti, tra cui anche l'Associazione Cattolica, l'Azione Cattolica, dove vengono qui a fare i loro incontri per la nostra testimonianza tra fede e vita. E in particolare il progetto Policoro, di cui stiamo cercando di diventare, anche se non nati con il progetto Policoro, di diventare segno, e quindi di essere acquisiti in questo progetto che, secondo il mio punto di vista, è non solo sfidante ma anche bellissimo, perché può diventare, credendoci, un progetto ancora più visibile. Anche perché in realtà un gesto concretissimo lo siete. Lo siamo, dico io molto spesso, non con molta umiltà, siamo ricchi in miseria, ma anche con quella piccola fede che cambia la storia. Quindi cerchiamo di perseverare in questo progetto che è da una parte esercizio commerciale, da un'altra parte vocazione all'impegno sociale, al bene comune. Rossella, senti, il nostro programma si rivolge ai giovani rispetto anche a questa problematica della occupazione e disoccupazione al sud, nel meridione, anche per dare degli spunti. Eventualmente un giovane volesse immaginare di creare un qualcosa del genere da qualche parte, te la sentiresti di dargli un consiglio? Cosa ti sentiresti di dire a dei giovani che magari, guardando la tua testimonianza, pensassero di replicarla da qualche parte? In realtà io e Stefania già da molto tempo sogniamo un Bethlehem Café in tutte le regioni d'Italia, non tanto per un aspetto personale di realizzazione, ma come una sede di questo nuovo umanesimo di cui ha tanto bisogno l'Italia. E quindi dico ai giovani: credete in voi soprattutto, e credete che soprattutto al sud possiamo ancora restare e fare tanto di buono, con tutte le difficoltà del caso, perché non è facile, ma è possibile. E quindi, come diceva San Giovanni Paolo II, prendere la propria vita in mano e farne un capolavoro vuol dire restare laddove il Signore ci chiama ad operare nell'ordinario questa realizzazione cristiana, che da tutti lavorare e sperare per un mondo migliore fino alle eternità. Quindi, perché alzare gli occhi al cielo vuol dire essere uomini e donne di speranza. Quindi giovani e giovani, siate giovani della speranza, e quindi non della disperazione, come oggi ci insegnano in questa cultura della morte. E quindi vi auguro ogni bene a tutti i giovani d'Italia, e soprattutto noi siamo qui disponibili per qualsiasi consiglio e per qualsiasi cosa da fare insieme. Rossella, bene, diciamo la prima parte dell'intervista è terminata. Di solito noi a questo punto ci facciamo con le videocamere un viaggio nella realtà che visitiamo. Se ci accompagni a visitare questo luogo.
Ben ritrovati, siamo con Rossella, Caffè Bethlehem e stiamo parlando di contesti sociali, di un bar, ma che è un qualcos'altro anche, quindi Caffè Letterario Cristiano. È il momento tanto atteso del tutorial. Rossella, di cosa ci parlerete? Quale conoscenza ci trasmetterete? Diciamo che con la nostra testimonianza è molto ampia, naturalmente restiamo caffetteria, quindi i nostri prodotti, noi siamo conosciuti soprattutto per i nostri prodotti. In realtà Bethlehem Caffè è sottotitolato Bontà, Cultura e Carità, quindi nella prima parte bontà, che vuol dire buono in tutti i sensi, e quindi ora arriverà Stefania, che è la mia socia, che vi spiegherà anche le nostre specialità particolari. Noi da 15 anni siamo qui e quindi abbiamo imparato a fare un ottimo caffè e anche tanti prodotti di ottima qualità. Immersi in questa cultura del buono e del bello, vi presentiamo caffè e cappuccino con crema di latte fredda, che non fa sentire nostalgia, insomma, ai nostri clienti del cappuccino caldo in alcuni periodi dell'anno. Maria ce lo prepara e dopo vi spiego com'è fatto. Il caffè che proponiamo è un 80% di qualità arabica e un 20% di qualità robusta, che serve a dare questa consistenza come noi napoletani siamo abituati a prenderlo. Ora li completiamo, solitamente acquistiamo anche nella cultura di solidarietà, acquistiamo da aziende piccole che non necessariamente vivono di pubblicità, quindi questa è una qualità di caffè davvero ottima. Questo può sembrare panna, ma non lo è, ma è latte che viene montato come se fosse panna e quindi è un po' il nostro fiore all'occhiello del Bethlehem Caffè. Vogliamo inoltre presentarvi il nostro famoso cornetto ischitano, che puoi trovare qui tutti i giorni. Questo è un cornetto formato da brioche e sfoglia. È un cornetto a crema, ma noi abbiamo anche il cornetto vuoto, che puoi riempire con varie creme, cioccolato bianco, crema buono, crema Oreo e tante altre. Bene, eccoci, grazie Stefania. Grazie a voi. E siamo alle battute finali. Rossella, se ti ringraziamo per averci accolto, anche ringraziamo anche Stefania, la tua corresponsabile. E se vuoi lanciare un messaggio finale, un saluto ai nostri telespettatori. Sì, abbiamo parlato di cultura, quindi di caffè letterario cristiano, abbiamo parlato di bontà con Stefania e quindi di buono in tutti i sensi, e parliamo anche di carità. Quindi noi, la caffetteria letteraria cristiana, non dimentichiamo gli ultimi. Io sono presidente di un'associazione anche, Nathan, Dio ha donato, e facciamo molta carità, quindi pensiamo ai lontani, facciamo anche raccolte mensili per i vicini. E anche in una carità non vista, ogni giorno siamo questo soggetto che aiuta tanti. Quindi vi salutiamo dicendo: non dimentichiamo gli ultimi, come oggi la Chiesa amata ci suggerisce, e non dimentichiamo che siamo tutti fratelli e sorelle di questa umanità che tende a questa speranza della risurrezione. Un po' la Santa Edith Stein, copatrona d'Europa, mi ricorda ogni giorno che il mistero dell'incarnazione forse è più grande di quello della risurrezione, perché è un Dio che si fa bambino e poi uomo
quando muore non può che risorgere, e quindi questa speranza ci porta ogni giorno a vivere così, in questa incarnazione che speriamo per la nostra vita diventare prossimamente resurrezione. Io dico scherzosamente qualche anno in meno di purgatorio, e quindi il Signore benedica ciascuno di noi. Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. E poiché allora siamo in una caffetteria letteraria cristiana e quindi abbiamo disponibili le edizioni del Rinnovamento, presentiamo uno degli ultimi libri edito dal Rinnovamento, che è L'ora della gioia di Padre Rosario Mauriello, camilliano, giornalista, che svolge il suo ministero presso l'azienda ospedaliera del Monaldi qui in Campania, a Napoli. E questo è uno degli ultimi libri, tra l'altro Padre Rosario lo ha presentato qui ed è molto intenso, molto profondo. In questo tempo in cui la sofferenza viene esclusa dalla storia, lui ci parla dell'ora della gioia nel tempo della sofferenza, soprattutto in un luogo in cui lui svolge il suo ministero, e ci parla di questa gioia cristiana, la gioia piena che vive in ogni uomo quando incontri il Signore Gesù, quando questa gioia non è gioia delle cose che si possiedono, non è gioia delle persone che si avvicinano, ma è la gioia del Signore risorto. E lui ci parla ampiamente, anche in maniera molto semplice, in questo scritto, di gioia. Gioia di cui oggi, in questo tempo, ne abbiamo veramente bisogno. E lo fa attraverso testimonianze, attraverso situazioni ed incontri che lui stesso ha vissuto qui in Italia nel suo percorso missionario, sia di sacerdote ma anche di camigliano, ma anche di cristiano. Lui è di queste zone e vive un'esperienza profonda dell'accompagnamento spirituale, dell'accompagnamento alle persone, soprattutto le persone che sono malate. E lui non parla soltanto della guarigione fisica, ma anche della guarigione del cuore. E quindi ve lo consigliamo vivamente, è un testo realmente utile per chi vuole incrociare la gioia cristiana, la gioia piena.